Siamo dall'altra parte. Allora, prima di andare, schiodami sto pezzo. E ok. Poi. Tanto sicuramente là dietro c'è un mezzo boss o qualcosa del genere, quindi. Ricarichina. Lo so che sei qua dietro. No, no, non è vero, non è qua dietro perché... Oddio, potrebbe? La zona non mi piace. Sta rallentando il personaggio. Là dietro c'è uno schifo completo. Sì? È qua. Ok, abbiamo capito. Guarda, guarda i ragnetti che arrivano. Oh. Oh. Sì, vabbè, ma senza sbavare anche, nel senso... Ok. È proprio qua la battaglia? Va bene. Madonna. Stai calmo. Stai calmo. Stai calmo. Non mi piace stare qua in mezzo. Stai buono. Ma è impazzito! Via! Nel culo posso dargli? Ma quella artigliata. Bellissima. Sì, vabbè, oh, un attimo. I moveset. Uff! I moveset non li conosco. Che miseria. Raga, l'artigliata è bellissima. Quello mi sa che posso ributtargli indietro. Quella sorta di acido. Che ha sfondato? Io? Colpa mia? Scusa. Sa che sta per fare un qualcosa di brutto. No, quello gli ho spedito addosso un bambino. Ma ve ne andate via, ma che schifo fate? Boia. Ok, iperraggio va bene, ci sta. È un Pokémon alla fine. Abbiamo questa roba per aggrapparci, ma non capisco cosa mi può servire. Ok. Ma raga, ma che cacchio hanno fatto? Cioè, questa è veramente bella. Cioè, è un casino perché non riesco a capire dove sono, però... Cioè, una volta che ti trovi anche un minimo con i moveset, è... Ci sta un sacco. E io vado via. Cioè, letteralmente, ciao. Che schifo! Che schifo! Mi ammazza con un colpo? Va bene. Beh, onesto, sì. Giusto, giusto anche quello, effettivamente. Facciamo così un attimo. Eccoci qua. Via. La grande fuga. Da suo schifo, non fugo neanche, ma dove vado? Mamma mia, un bidone sono. Curati, va. Che poi non serve a niente curarsi perché tanto ti sciotta sto disgraziato. Bello, bello, mi piace. Comunque sono difficilissime queste zone. Cioè, difficilissime nel senso che cercare di farle anche first try è un po' complicato. Ok, fase 2, mi sa, zona della fase 2. Vieni, vieni. No, raga, è bellissimo. Porca vacca, ma anch'io che li vado in mezzo. Non è il massimo, eh. Bim! Porca vacca, se lo sente. Sì, sì, un po' lo sente. Va là. Ok. Magari quando salti non andarli addosso. Cioè, più che altro non capisco l'hitbox. Oh, sta festeggiando. No, non era un festeggiamento. Va bene, basta. Allora, sai che mi sa che... Questo è tuo, te lo... lo annulla. Non capisco l'hitbox perché potrebbe essere uno schifo
uno schifo completo. Aspetta, hanno sbagliato tasto. Bagliore. Ah, lì mi serve. Vai, fai, urla. Oh, questo lo becchi nella capoccia. Bagliore, 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 bagliore. Porca. Bagliore. L'ho usato. L'ho usato. Scusi. Scusi. Questa è roba tua comunque, figlio. Stavi perdendo in giro. L'avevo usato comunque, bagliore, non è giusto. Non è giusta sta roba. Mi rifiuto. Altro che schifo. Cioè, è veramente inquietante. Cioè, tutto il... tutto quel... che cacchio è? Verde. Quel glow. È buono. Ok, festeggia. Glow, lì, bagliore, vai. Bellissimo. Ah, gli facciamo anche danno così. Occhio alla vita. Qua ci muori. Tu ci muori, non io. Tipo quelle specie di anemoni. Cioè, davvero? Questa mi è piaciuta veramente tanto. Cioè, era freneticissima. Non so se si dice come cosa, ma... veramente, veramente, veramente bella. Guarda gli occhi. La corruzione della mia mente. Era gli anemoni? Ok, quindi anche l'oscurità se ne va. E io cosa me ne faccio di bagliore adesso? Scusa un attimo, se l'oscurità se ne va, cosa me ne faccio di bagliore? Serve a qualcosa? Ok, trovi i fuochi fatui. Cacchio, quindi era... i valori massimi di vita e energia sono aumentati, ok. Di ancora. Va bene. E... no, stavo pensando a questo punto se... tipo il lupo... anche il lupo era... cos'è che è? X? Ah, c'è un ragnetto. Ciao. L'oscurità ci circondava, non ricordiamo altro. C'era solo l'oscurità e la mamma. La luce ci spaventa un po'. Anche tu avevi paura della nostra oscurità? Mi avete assalito, sì. Ma in generale mi fate schifo. Sì. Allora, te vieni con me. Perché mi servi. E grazie. Almeno non dobbiamo più usare bagliore. Infatti, per quel motivo lì adesso mi chiedo... a che cacchio mi serve? Non lo so. Quindi, ora che non c'è più l'oscurità, possiamo ritornare qua. Perché questo pezzo ovviamente va completato. Siamo al 91%. Io spero che si trovi da finire. Cioè, almeno un'area, cacchio. Tutto per questo? Che mi va bene. Ok, 96%. Dov'è quel 4? Lo so, ma lo so che è nascosto da qualche parte. Allora, è lui... perché ha bisogno di una specie di quest. Credo sia una specie di quest la sua. O è lui,
o è nascosto da qualche parte e non me lo faranno mai trovare, perché è nascosto. Mortacci loro. Piuttosto, ecco cosa è. Adesso che noi abbiamo il bagliore, possiamo andare là sotto. Là sotto nella casa del tizio che non... Cioè, ci aveva chiesto un qualcosa, ma noi non potevamo farci niente perché non avevamo la luce per vedere. E invece adesso ce l'abbiamo. Ecco che cosa possiamo fare. Cioè, sicuramente io... vabbè, ormai sono qua da un'ora e mezza, quindi si va anche un po' avanti. Però... io adesso non so cosa possiamo fare. Nel senso... Cosa possiamo fare? Intanto una ghianda a forma di cuore, oggetto missione. E ok. No, non abbiamo una mappa neanche. Missione aggiornata, rinconsegna la ghianda a Moki. Ah, l'abbiamo fatto? Questa era tutta la grande cosa che dovevamo fare. Ok, va bene. La mia ghianda l'hai trovata, non la lascerò mai più. Boh, mi sembra scrat di... di cosa, va bene. Ok, questa la tira nel casino adesso. Oh, mi è ricaduta, scusa. Me la recuperi di nuovo, no? Che sai? Che poi in realtà io ero venuto qua per parlare con Grom, no? Trovato un altro fuoco fatto della luce del vecchio salice. Fuochi fatti e spiriti che vengono a Niven. Non avrei mai creduto che arriverebbero questo giorno. Bla bla bla. Questo sembra un promettere bene. Sì, ma mi dici cosa posso fare, tipo? No, qua è tutto completo, manca un punto lì. Dovrei, tipo, aumentare le abilità, credo. Ma non so dove. Cos'è che è arrivato un ragno? Oh mio Dio, ma c'avevamo un ragno qua? Salto triplo. Cosa? Raga, sto scomprando tutto qua, ovviamente. Shopping selvaggio. Salto triplo. Ma si compra? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Si compra! Ah no! No, sì! Oh! Si compra! L'ho comprato! Aspetta, aspetta, aspetta. Vediamo un po'. Uno, due. Oh! Si gode. niente. È quel momento della vita in cui si gode. Non ci si può fare niente. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda come si gode adesso. Perché posso andare a recuperare appunto quelle sferette che avevo lasciato anche in giro, tipo. È da 6 mesi che le lascio in giro. Vieni, vieni, tutto da paparino, sì, sì. Cos'è là? 80 su 100? Fiumi a catena? Va bene, butta dentro. Poi? Ma voi non avete capito che adesso qua vado a recuperare tutto? Cioè, oddio, non è vero. Però, cioè, mi mancava proprio il triplo salto. Era l'unica cosa che volevo nella vita. Piuttosto, prima di chiudere, voglio una cosa, voglio sapere. Noi ci mancano 2 pezzi, credo, no? Quindi cuore della foresta e quell'altro qua sopra. Qual era la... qual era la cosa che non potevamo fare? Perché ce n'era uno che non potevamo fare. Mi pare che questo del deserto fosse chiuso. Però era chiuso fino a un certo punto. Invece, la vetta di Baur era chiuso o non ci arrivavo? Perché mi sembra strano. Cioè, vederla da così mi sembra tutta una zona non esplorata. È tutta una zona non esplorata questa. Allora la mia domanda è perché? Io ragazzi per ora finirei qua. Nel senso che abbiamo fatto abbastanza. Dobbiamo vedere ovviamente adesso che cosa possiamo fare. Vabbè, intanto sto andando un attimo a recuperare 2 robe. Dobbiamo vedere adesso che cosa possiamo fare. Più che altro con sta nuova roba che abbiamo preso. Che poi non è con sta roba nuova che abbiamo preso. Magari abbiamo sbloccato qualcosa. Guarda qua quanta roba, oh. Dammi tutto. Sicuramente la prossima parte andiamo a vedere se possiamo fare un altro di quei 2 dungeon. Perché comunque stavo guardando anche la mappa e abbiamo praticamente completato tutto. E adesso magari non calcoliamo tutti i pezzettini che ci mancano in giro, ma abbiamo praticamente completato tutto. Quindi ci andiamo a buttare o alla vetta o al deserto. Ad ogni modo, io ragazzi penso che per oggi possa essere tutto. Noi ci rivediamo alla prossima parte, sempre su Ori and the Will of the Wisp. Qui da Lanulf è tutto. Ciao a tutti.